Firenze alla stazione Leopolda, secondo giorno dedicato alla Chianti Classico. Boom di presenze per l'appuntamento di ieri riservato agli addetti ai lavori, oggi invece apertura anche al pubblico. Tra le tante novità il debutto delle unità geografiche aggiuntive, UGA, sulle etichette della Gran Selezione. Vediamo con Claudia Aldi. Questa è la carta dei suoli della nostra azienda. Noi siamo una piccola azienda a conduzione familiare a Panzano in Chianti e i nostri vini nascono dalla selezione parcellare, quindi la carta dei suoli identifica praticamente le diversità dei nostri vigneti. C'è chi, per accompagnare addetti ai lavori e pubblico proprio fin dentro le vigne, ha portato anche la cartina pedologica dei terreni. Nella leggenda, le tipologie dei suoli per un assaggio ancora più consapevole. Chianti Collection 2023 è il territorio, il sovrano incontrastato della 30ª edizione, con l'entrata in vigore, questa è la novità da inizio estate, delle UGA, le unità geografiche aggiuntive su tutte le etichette della Gran Selezione. Questo progetto avrà una ricaduta sull'intero territorio del Chianti Classico, perché è un modo per salvaguardare le nostre tradizioni, per valorizzare la nostra storia. E andrei anche oltre, cioè perché è importante non solo per il territorio del Chianti Classico, ma per l'Italia in generale. Un territorio che attrae sempre più la Francia, che dall'alto del Pinon Nero guarda ora con molta attenzione al Gallo Nero. Insomma, dal Chianti Shire al Chianti Comté. Un Gallo Nero con numeri da record, 3.000 gli accrediti in 2 giorni, una crescita del 17% in più del fatturato del valore. Oggi, seconda e ultima giornata dedicata al pubblico. Alla stazione Leopolda di Firenze, quasi 100 metri di bancone con 570 etichette da degustare. Bisogna avere grande rispetto per il vino, perché a differenza di altri prodotti alcolici è un qualcosa che nasce dalla terra e dai grandi sacrifici che l'uomo fa da secoli e secoli.